Buongiorno e grazie di esserci. Felicetta Tartaglia è l'ex coordinatrice cittadina della Lega di Matteo Salvini a San Paolo Civitate. È una che lavora, impegnata nel sociale, seria e crede nel leader della Lega. Perde però improvvisamente la sua carica, il suo ruolo, insieme ad altri coordinatori cittadini, e se ne lamenta, e per la prima volta affida in una lettera la ricostruzione delle ragioni che hanno portato alla sua defenestrazione. In sostanza, che cosa dice? La Lega sarebbe diventata terreno di conquista di ex notabili, ex trasformisti, nulla facenti, insomma, sarebbe diventata altra rispetto all'impostazione e al lavoro che sembrava voler fare a livello nazionale. Accade un fenomeno che è comprensibile, che è fisiologico, si chiama bond wagoning, cioè un fenomeno molto molto italiano, che è quello naturalmente di salire sul carro del vincitore. C'è un tasso fisiologico, ripeto, comprensibile, di attraversamento, di passaggio di pezzi, di settori, di ceto politico da una parte all'altra, però sembrerebbe che anche la Lega oggi sia naturalmente, come dire, concupita, desiderata da settori, pezzi di centrodestra che individuano nella formazione di Matteo Salvini il motore trainante, appunto, di tutta la coalizione di centrodestra. Il dato regionale parla di un 20-22%, quindi immaginate, insomma, che consenso forte, appetibile, evidentemente c'è. Ora, la domanda che poniamo è questa, al di là delle ragioni della lettera dell'ex coordinatrice cittadina: c'è un pezzo di società nuova a cui dovrebbe parlare la formazione di Salvini? Facciamo un passo indietro di quasi 25 anni, 93-94, nasce Forza Italia. Forza Italia non è solo un'invenzione geniale di Silvio Berlusconi, Forza Italia è dentro una domanda specifica di una parte della società italiana. Giuseppe De Rita, presidente del Censis, la definisce neoborghesia, cioè settori di professioni, settori di imprenditoria, settori di società civile che evidentemente avevano e ponevano domande, bisogni nuovi che non trovavano interlocutori, sponde, offerte conseguenti. Forza Italia è espressione di quella parte della società italiana, e in effetti anche da noi in quegli anni vediamo personaggi, figure totalmente nuove. Forse è stato uno dei momenti di maggiore ricambio, di maggiore dinamismo nell'offerta politica. Quei due, anche tre anni, sono anni caratterizzati da un personale che si cimenta anche nel governo della cosa pubblica da noi qui in Capitanata, e c'era un pezzo di società nuova. Non era solamente fenomeno, appunto, di notabilato, di gattopardismo, come in parte poi anche diventa quando si istituzionalizza Forza Italia. Ora, il tema oggi per Salvini, il tema nel Mezzogiorno d'Italia è questo: c'è un pezzo di società meridionale a cui guardare, che va raccontata e rappresentata, o, come dire, il trionfo dei notabili, degli ursitti di turno? Grazie, alla prossima.